E allora il nostro percorso enogastronomico anche quest'oggi continua e dunque siamo alla seconda puntata di Giri in Città e quest'oggi alla sede di Via Zara di Mercati di Città ci sono altre iniziative, quelle che hanno a che fare con le aziende locali che valorizzano le risorse del nostro territorio come è consuetudine fare da parte dell'imprenditore Luigi Giannatempo. Quest'oggi andremo a conoscere la scuola alberghiera Einaudi che sta facendo delle dimostrazioni e degli assaggi con l'azienda Terre Gusti di Capitanate. E allora andiamo a scoprire subito con questi giovanissimi della scuola alberghiera Einaudi che dimostrazione si sta facendo oggi. Qual è la presentazione del piatto di Terre Gusti? È una piadina con stracchino e prosciutto cotto. La stiamo facendo degustare per far conoscere il prodotto Terre Gusti. A breve andremo a scoprire anche quali sono i vini da abbinare a questo piatto, a questa pietanza che comunque però valorizza i prodotti del territorio, però che ogni settimana offre anche ricette che hanno a che fare con tutta la nazione. Voi per esempio dell'Istituto Scuola Alberghiera Einaudi da quanto tempo avete insomma, l'approccio con questa materia? Da quanti anni studiate? Noi siamo 3 anni che siamo in questa scuola e ancora quest'anno abbiamo conosciuto anche noi l'azienda Terre Gusti tramite il nostro vicepreside che ci ha mandato a fare queste degustazioni. Il nome del vicepreside della scuola? Carlucci. Il dottor Carlucci diciamo, ha iniziato questa collaborazione con Mercati di Città, è la prima volta che fate delle dimostrazioni di piatti? No, abbiamo fatto anche altre dimostrazioni con altri prodotti perché comunque è un vasto assortimento l'azienda Terre Gusti. Proveremo a sentire tutti questi giovanissimi ragazzi che rappresentano l'azienda ma che quest'oggi ci stanno dando davvero dimostrazione che c'è tanta voglia di fare qui. Il tuo nome? Marco De Leo. La tua esperienza, Marco, sia con la scuola alberghiera che con Mercati di Città? Siamo in giro con i prodotti Terre Gusti per i mercati di città, sempre con la scuola Einaudi Grieco di Foggia. Facciamo assaggiare, oggi stiamo facendo assaggiare una piadina, prepariamo anche dei primi piatti, quindi nei vari giorni proponiamo diverse ricette. Proviamo a sentire tutti questi ragazzi. Allora, c'è una bellissima ragazza con degli occhi blu. Allora, dici, innanzitutto sei giovanissima, il tuo nome? Ilenia. Ecco Ilenia, ti sta appassionando questa esperienza e trovi soprattutto che i clienti siano ben entusiasti diciamo di questo? Sì, sì. Accolgono con interesse ogni piatto immagino. Io sono Samuele Biserchia e i clienti sì, accolgono con molta richiesta i piatti perché sono anche di qualità. Questi prodotti li possono trovare anche nel banco frigo, ai mercati di città e in tutti i negozi La Prima. Quali altre dimostrazioni avete fatto nel corso del tempo diciamo qui con Mercati di Città e Terre Gusti? Allora abbiamo fatto delle degustazioni di primi piatti, abbiamo proposto per esempio un rigatone con il nostro pomodoro datterino acqua e sale, della rucola fresca, dello stracchino a mantecare, quindi diverse ricette, abbiamo proposto anche una crema di stracchino al limone in occasione della festa della donna, quindi per richiamare la mimosa e il colore giallo, abbiamo diverse ricette da farvi assaggiare. Sono i piatti a chilometro zero che solitamente voi vi sentite di proporre, avendo già un'esperienza e un'abilità, una confidenza con i piatti e con le ricette? Allora, delle semplici chicche con gorgonzola e noci, che sembra un piatto semplicissimo, però è molto gustoso. Allora, io vedo intanto che si sta preparando una buonissima piadina che poi probabilmente assaggeremo e che ricordiamo proporremo anche insieme ad un vino perché Mercati di Città qui in Via Zara offre anche la possibilità ed è l'unica azienda foggiana a farlo di offrire un sommelier che può consigliare sui vini che si intendono acquistare qui presso Mercati di Città. Intanto queste prelibatezze continueranno nel corso di tutta la giornata? No, faremo solo mezza giornata qui. Da che ora siete qui impegnati con i piatti? Siamo qui dalle 9. Il prossimo diciamo, piatto che probabilmente proporrete qui con Mercati di Città che sarà da stabilire, quale consiglieresti tu per esempio? Io consiglierei una bella orecchietta con il pomodorino fresco e basilico, dove sì almeno valorizziamo il nostro territorio, facciamo conoscere la nostra pasta fatta in casa. Ed è anche un prodotto bandiera, no? Che rappresenta non solo il territorio ma proprio tutta la nazione. La nazione. Convieni con me se dico che poi alla fine i piatti più semplici sono anche quelli più apprezzati dai più? Sì.
Vabbè, nei piatti semplici ci vuole anche l'amore per far uscire il proprio gusto, perché alla fine ogni piatto ha bisogno della sua passione, del suo amore nel prepararlo. Andremo a sentire a breve del Consorzio Terre Gusti anche Antonella Zoppo, che collabora con l'azienda Mercati di Città. Intanto vediamo che è in preparazione questa piadina e andremo anche a conoscere nuovamente il sommelier, che ci saprà consigliare come sempre sui vini da abbinare a questo piatto. Questo folto gruppo di giovanissimi è guidato ed è accompagnato da chi è nel commerciale del Consorzio Terre Gusti ed è Antonella Zoppo. Non è la prima volta che questa azienda collabora con Mercati di Città per proporre e promuovere soprattutto i piatti e tutto ciò che è prodotto a chilometro zero, valorizzando il territorio. Hai detto bene, noi lavoriamo con Mercati di Città, la prima già da diversi anni. Luigi Giornatempo ha sposato il nostro progetto, quindi siamo presenti nei loro punti vendita con diversi prodotti. Oggi vabbè, siamo qui con lo stracchino della cooperativa Terre Gusti, che cerca un attimino di valorizzare il territorio in una visione molto più ampia, quindi rispettiamo i gusti del territorio e non solo. Benissimo, sei stata molto chiara. Questo percorso e questa collaborazione con Luigi Giornatempo sappiamo che continuerà nel tempo. Ci sono state già alcune dimostrazioni di piatti tipici, tipo? Abbiamo fatto diverse iniziative, abbiamo sfruttato i punti vendita, abbiamo presentato i nostri legumi, abbiamo presentato la nostra pasta fresca, abbiamo presentato la nostra passata che lavoriamo nell'agro di Lucera, ma che produciamo a San Bartolomeo in Caldo. Quindi rispettiamo molto il nostro territorio. Nel periodo di settembre è stata molto carina l'iniziativa, abbiamo prodotto qui fuori con le signore la salsa artigianale, abbiamo spiegato i metodi di lavorazione di una volta, perché il prodotto, l'obiettivo del prodotto è proprio mantenere le tradizioni. Ecco, custodire, proporle e tramandarle soprattutto, esatto. E questo è un aspetto anche molto importante, oltre alla valorizzazione del prodotto. Dunque Antonella, quali saranno per esempio in vista proprio della Pasqua? Siamo in periodo di quaresima adesso, però ci si avvicina alla Pasqua e molti si avvicineranno a questa festività, ecco, con una sorta di voglia di riproporre la tradizione, per esempio il Benedetto. Noi qui proporremo per il periodo pasquale la salsiccia lucanica, che viene prodotta a Palazzo San Gervasio, un prodotto completamente naturale, perché all'interno ci sono solo quattro ingredienti, che è la carne di suino nazionale, c'è il sale, c'è il peperone e il finocchietto, stop. Non abbiamo aggiunta di conservanti, che è importantissimo, né di additivi, quindi il prodotto più naturale possibile. E nel classico Benedetto ci sta benissimo. Quindi un prodotto anche di eccellenza, di qualità ma anche di eccellenza. Perché di eccellenza. Sfido a trovare un altro prodotto con gli stessi ingredienti, solo quattro, che è una cosa importantissima. Anzi, invito la clientela a leggere le etichette, perché le etichette sono importantissime. Meno ingredienti ci sono e più è di qualità il prodotto. E un altro aspetto che noi abbiamo potuto verificare qui, diciamo facendo una carrellata dei prodotti che propone Mercati di Città, è anche l'alta convenienza, non solo la qualità. Esatto, è il giusto connubio, perché uno ha la possibilità di trovare prodotti di livello altissimo a un prezzo, devo dire, altamente conveniente. Il che non guasta, considerando insomma che si è in tempi di crisi, Antonella. Esatto, basta fare un attimo attenzione, anche spendendo a volte qualcosina in più, ma giusto un po', sia un prodotto completamente diverso dal prodotto industriale. Ringraziamo dunque Antonella Zoppo, che rappresenta e bene questo consorzio, questa cooperativa che è quella di Terre Gusti, e ringraziamo i giovanissimi che fanno parte dell'Istituto Alberghiero, perché valorizzare le risorse sì è bene, ma è importante anche valorizzare i nostri giovani, che sono davvero delle grandi eccellenze, non è vero Antonella? Esatto, la collaborazione con la scuola ormai è nata già da 3 o 4 anni e devo dire che ci stimoliamo a vicenda, che è una cosa molto molto motivante. Non è così necessario andare lontano, perché il vero tesoro forse lo possiamo trovare, il gusto, nella nostra terra. Esatto, esatto. Valorizziamo e crediamoci, non abbandoniamo il nostro territorio. E con Marco De Leo dell'Istituto Alberghiero Einaudi e con i suoi occhi che vogliamo chiudere questa puntata, questo percorso enogastronomico che oggi abbiamo voluto fare, per ricordare che c'è un canale attraverso il quale possiamo seguirti anche ai fornelli, o mi sbaglio?
Sì, giustissimo, insieme alla società cooperativa Terre Gusti è online da oggi la prima clip di Ai Fornelli con Marco, che saranno un canale di videoricette dove potrete seguirmi in tutte le varie preparazioni. Voi tutti i giorni studiate ricette e l'approccio alla cucina con grande disciplina, ma si può imparare qualcosa anche seguendo te? Sì. Quello che ho imparato io ve lo trasmetterò attraverso queste video ricette. E noi per questo ti ringraziamo e salutiamo i nostri telespettatori con il tuo sorriso e con il mio appetito che sinceramente mi è venuto con questa ottima piadina che avete preparato con prodotti a chilometro zero presenti nel nostro territorio. Grazie a voi. La puntata di Giri in Città continua e non si occupa solo di gastronomia e di buona cucina con i prodotti a chilometro zero, ma continua in città per osservare e valorizzare tutto ciò che di bello si sta realizzando. Dunque andiamo presso la Fondazione dei Monti Uniti per scoprire quale mostra stanno esponendo. Una personale molto interessante firmata Mario Raviele. Vediamo. 50 anni d'arte per Mario Raviele, 50 anni in cui l'artista d'adozione foggiana racconta con armonie cromatiche il suo percorso che inizia nel 71, anno in cui completò i suoi studi presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Un'arte ed un disegno che prende forma con le macchie di colore, ispirazione fortissima del maestro, una poesia di colori che si fanno via via più armonici ed in cui il pittore cresce. Un'arte frutto di maturazione dell'artista che parte dalla realtà scomponendola, defigurandola, ricreandola secondo la sua osservazione. Non solo armonia e cromatismi nel percorso artistico esposto alla Fondazione di Via Arpi a Foggia, ma drammi sociali raccontati attraverso un'efficacissima arte figurativa. La pittura per Raviele diventa mezzo di espressione, racconto di mutazioni sociali. Ad influenzare il percorso e la crescita artistica del pittore, scultore, docente d'arte, i suoi anni vissuti a Napoli. La sua produzione figurativa diventa impegno civile, racconto e denuncia, urlo di protesta alle ingiustizie, esortazione a tenere viva la memoria. Così, nello scorrere delle sue opere è possibile ammirare composizioni plastiche che descrivono le contestazioni a Napoli degli anni 60, la disperazione ed il dolore dei migranti morti nei naufragi, i volti delle donne vittime di violenza, l'innocenza dei bambini violati, rappresentate anche con sculture in legno e gesso, drammi sociali e tensioni intime su cui il maestro vuole tenere viva la memoria, pur lasciando un segno di speranza. L'arte del disegno e della scultura di Raviele, racconto, rappresentazione della realtà compiuta, del dramma, della disperazione, ma è al tempo stesso strumento essenziale di crescita, un percorso catartico che rompe il silenzio, sanifica, sublima la morte, ricreando vita e bellezza. Il viaggio tra i colori e le forme di Raviele inizia tra gli anni 60 e 70 con i bozzetti dedicati al romanzo di Elsa Morante L'isola di Arturo, passando per le raffigurazioni delle piazze di Napoli. La sua arte cresce e si matura nel disegno attraverso le sfumature dei colori pastello fino a diventare scultura rappresentata da volti, profili, figure ambigue, doppie, realizzate su legno e gesso. Opere che diventano per l'artista rappresentazione dell'ambivalenza umana, della duplicità, realtà che opprime, utopia che libera. Una contrapposizione di principi opposti, la lotta eterna tra il bene e il male. Marco De Leo quest'oggi ci ha accompagnato in questo percorso del gusto, siamo venuti in questo angolo del gusto, del vino, del buon vino e del buon bere, non è vero Domenico? È una eccellenza anche il vino dalle nostre parti, ci ritroviamo con te. Questo è l'unico caso in cui troverete un sommelier presente all'interno di una sede, di un esercizio commerciale. Bene, perché Mercati di Città pensa anche a questo. Ci ritroviamo con Domenico, abbiamo un piatto straordinario che ci presenta Marco e che è stato imbandito e preparato. Cosa ci abbiniamo? Allora, se non sbaglio è una piadina con rucola, prosciutto e stracchino Terre Gusti, giusto? Naturalmente con questo piatto giovane o anche spensierato potremmo abbinare delle birre anche crude, quelle che noi abbiamo qui in vendita in mercati di città. Sono anche queste birre a chilometro zero, Domenico? Sì, sono del nostro territorio, nel senso che vengono fatti da un'azienda di Foggia in collaborazione con un'azienda di Peschici, cioè perché l'azienda di Peschici mette a disposizione i prodotti tipici che si trovano sul Gargano, e in questo caso ci sono due tipologie. Una, la base è Senatore Cappelli, e poi viene fatto con zaghere, fiori di arancio e con le scorze di arancio. Quindi una birra artigianale. E l'altra,
che è la bionda del Gargano, viene fatta sempre grano seratore cappelli con bacche di ginepro e foglie di mirto. Quindi i profumi e i sapori del Gargano. È una birra apprezzata dai più, diciamo, gli avventori, quelli che fanno la spesa qui solitamente, si avvicinano con curiosità e poi scelgono, ecco, il più delle volte di acquistare il prodotto locale. Sì, naturalmente anche chi è nostro cliente che conosce i vini è un'alternativa anche a quello che è il mondo del vino. Quindi per una cena, un pranzo, uno spuntino informale che può andare bene anche con i sapori, quindi abbinati con i sapori del nostro territorio. Con il bravo piccolo, giovanissimo, piccolo no, perché insomma di esperienza ormai ne sta maturando, con Marco anche vogliamo avere un confronto. I cibi sono importanti, la preparazione del cibo, la preparazione, la disciplina alla cucina è importante, ma quanto è importante anche innaffiare un cibo con una buona bibita, una buona bevanda? È essenziale, pensiamo che nei più grandi ristoranti, se non abbiamo abbinato un buon vino, è bene che il piatto non riusciamo a sentire tutti i suoi sapori, quindi è essenziale abbinare un buon vino o in questo caso una buona birra anche a un semplice aperitivo, un antipasto, è fondamentale. Bene, noi ringraziamo per la estrema professionalità, però a questo punto mi sento di dire, abbiamo parlato di birra, ma se dovessimo abbinarci un vino? Lì io direi anche una bollicina, tipo anche un bel prosecco, però siccome non è del nostro territorio, oppure... Qui poi... siamo l'occhio solo al territorio, sia chiaro questo. Quindi in sostituzione ai cosiddetti blasonati o così tanto parlati prosecchi, noi abbiamo... ripeto, delle cantine del nostro territorio che fanno bollicine veramente ad alti livelli. Parliamo di aziende, parliamo di costi. Allora, naturalmente ci sono varie tipologie, noi ricordiamo sempre le aziende d'Araprì, cantine d'Araprì, cantine Elda, tenuta Coppa d'Oro, che fanno veramente dei prodotti eccezionali. E poi mi pare di ricordare anche l'azienda Gianatempo. L'azienda Gianatempo che produce sempre il nero di Troia, quindi radicato nel nostro territorio, ed è un bel biologico 13,50 2015, può andare bene anche con questo piatto, perché poi siamo noi anche ad accettare degli abbinamenti, perché comunque è sempre un vino del nostro territorio e può esaltare anche un piatto così semplice. Facciamo propri dei gusti e delle scelte, diciamo che siamo anche abbastanza poi portati a farlo a causa di esigenze, cioè questi sono prodotti che incontrano anche la convenienza oltre che la qualità, Domenico. Il prodotto a chilometro zero ha un costo accessibilissimo a tutti, perché può essere acquistato da tutti, quindi assaggiato ed è sano e genuino. E allora non ci resta che assaggiare questo vino, magari abbinandolo a questa pietanza ottimamente preparata dalla scuola alberghiera Einaudi, quest'oggi ben rappresentata dal giovanissimo Marco De Leo. Ringraziamo anche Domenico Salvati per il suo professionale intervento. Grazie ancora.